ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Partito un progetto di telemedicina all'ASL di Teramo. L'obiettivo è arrivare a 60 pazienti con 15 kit. Si partirà dalle aree interne per poi espandersi. Inoltre, una volta collaudato il meccanismo, il kit verrà affidato direttamente al caregiver per poter garantire più controllo, evitando così un ulteriore stato di stress che può insorgere dal ricovero in ospedale al paziente. Parte della telemedicina, che parte oggi con 9 pazienti, ha un certo collegamento all'AGICOT, ma è una iniziativa ulteriore. Fondamentalmente l'iniziativa consiste nel fatto che degli infermieri adeguatamente formati si recheranno 2-3 volte alla settimana al domicilio di questi pazienti, sottoponendo l'elettrocardiogramma, pulsossimetro, spirometro, a seconda poi del caso uno o più parametri verranno valutati. I risultati vengono in tempo reale inviati a una piattaforma. Questa piattaforma poi genera degli alert allorquando i dati raccolti sono difformi dalla norma. L'alert segue un intervento o del medico di medicina generale o addirittura dello specialista. Arriva anche dopo un periodo di pandemia il progetto, l'idea del progetto? Sì, arriva dopo un periodo di pandemia, ma noi già durante la pandemia avevamo preso in riuso un sistema che si era rivelato efficace in Lombardia, ma nella nostra realtà orografica non ha funzionato. Quindi diciamo, la prima volta ci è venuto in mente appunto, durante la pandemia e in più ecco poi una cosa che il sistema permette una volta che tu hai i kit a domicilio è anche la televisita, quindi il medico può visitare il paziente al proprio domicilio. In questo senso l'associazione per l'AIL ha acquistato alcuni kit, dei device, più che altro dei dispositivi tipo telefonini eccetera, per i loro pazienti leucemici, per evitare che le visite di controllo vengano fatte in ospedale, e quindi loro utilizzeranno la nostra piattaforma.